nona edizione del Carnevale a quattro zampe, tanti amici che hanno sfilato, ma quest'anno ci sono anche delle novità. Sì, quest'anno oltre agli animali a quattro zampe che comunque vengono sempre perché ormai sono affezionati, abbiamo il disegno dei bambini sugli animali e abbiamo questo nuovo amico Guani che fa i giochi di una volta. Noi cerchiamo sempre di farlo in ricordo di Valentina perché era un amante degli animali e dei bambini. I giochi di una volta vengono riscoperti, quali sono? Sono oggi ho portato il tiro alla fune, corsa nei sacchi, la corda, le figurine. Quindi è fondamentale far riscoprire ai bambini che sono immersi nella tecnologia i vecchi giochi all'aria aperta. Io vado nelle scuole da tantissimi anni e è il mio sogno. Teleton come sempre è presente. Essere qua col Carnevale degli Animali è proprio sintomo di essere in solidarietà, di condividere i problemi ma per trovare la soluzione. E tra gli organizzatori di questa bellissima giornata c'è anche la Prospezia. Prospezia c'è Sabrina, un'entità di quartiere che è orgogliosa, contenta, non ci sono aggettivi per aver collaborato con la Barbara Pesarini. Nel ricordo di una ragazza del quartiere, sua nipote che ci ha lasciato troppo presto. E si sente questo profumino di cioccolata calda invitante, qual è la ricetta? Mettiamo a bollire un po' di cannella, poi aggiungiamo tanto latte quanto acqua, cioccolato e poi un po' di farina per farla addensare un pochino proprio come facevano i nostri nonni quando noi eravamo piccoli. È buona, confermo che è buona. Allora ti sei divertito? Sì. E ti è piaciuto sfilare con Mia, ricevere la premiazione? Insomma, raccontami un po'. Sì, bello, emozionante. Come hai avuto l'idea del costume? Ma quando ero in casa mi sono detto, ma se io vado al carnevale a quattro zampe, devo pure vestire anche il mio cagnolino. Quindi c'avevo questo vestitino e ce l'ho messo. Io mi sono divertita perché mi piacciono tanto i cani. E ne vorrei una, però ora non lo so ancora se lo posso prendere, però un giorno lo prenderò. Qual è stato il tuo gioco preferito? Con i sacchi. E tu, Diana, ti sei divertita? Sì. Tornerai il prossimo anno? Sì. Carnevale non poteva mancare Battistone con la maschera di Spezia. È naturale, dove c'è carnevale c'è Battistone, è naturale. Questo sì, una delle due figure, due maschere cittadine, c'è anche Maia. Ma lei è indisposta, le sta a fare i raviei sta oggi, allora niente. Comunque sono contento di essere venuto a questa appendice di manifestazione del carnevale spezzino, che è il carnevale a quattro zampe. Grazie a tutti, buon divertimento, viva il carnevale, viva Spezia, naturalmente.